Bentrovati all'appuntamento settimanale con Politica 2.0, la politica di oggi in prospettiva futura, la politica che naviga sul web con Twitter e Facebook. Oggi abbiamo ospite nei nostri studi l'onorevole Marianna Caronia, che in pectore è la nuova responsabile dell'UDC Palermo, già vice sindaco di Palermo ed ex parlamentare del PD Cantiere Popolare, e l'onorevole Turi Lombardo, ex deputato regionale socialista e assessore regionale alla cooperazione, ora docente di diritto dell'informazione e della comunicazione dell'Università di Palermo, presidente dell'associazione Socialismo Oggi, che ringraziamo entrambi della presenza. Posso dire una cosa per il proseguo della Prego, trasmissione? prego. Mi farebbe piacere non essere chiamato onorevole. Va bene, ne No, non prendiamo vuole, atto, dati i ne tempi prendiamo che atto, corriamo. ne prendo atto. Di solito il titolo rimane, per questo ho detto. Comunque, non ci sono problemi. Lasciamola alla storia, ma non al Rispettiamo la quotidiano. scelta di Lombardo, di Turi Lombardo, non farsi chiamare onorevole. Perfetto. Allora, l'UDC è un partito giovane sotto il profilo proprio anagrafico, da Gian Piero D'Alia al nuovo segretario regionale Gianluca Miccichè. Quale futuro per il partito in Sicilia e in particolare a Palermo, visto il ruolo in prospettiva che dovrà avere come? Beh, io in realtà credo che l'UDC, insomma, sia un partito nuovo, ma più che altro un partito che si rinnova, un partito vecchio, antico, ma non più che vecchio, antico, di antiche tradizioni, con valori ben saldi, che si rinnova nella sua classe dirigente, con l'immissione di una serie di persone che, insomma, sicuramente hanno ancora voglia di dare e di dire. Peraltro anche la nomina del nuovo segretario regionale, un 37enne, dà la Abbiamo avuto già ospite dimensione, qui esatto, nel dà la studio. dimensione di quanto, insomma, si voglia investire anche sui giovani. Io giovanissima non sono, però devo dire che comunque ancora ritengo di poter dare qualche contributo a quello che è, insomma, il prossimo parterre politico che, insomma, si avvicenderà in questa nostra regione. E, a differenza dell'onorevole Lombardo, io l'appellativo, per così dire, di onorevole lo guardo ancora in maniera positiva per il fatto che sento io onorata di aver fatto parte della nostra Assemblea regionale e ritengo che quello sia uno dei parlamenti, a parte uno dei parlamenti più antichi del mondo, ma un luogo estremamente importante nel quale la politica con la P maiuscola dovrebbe rientrare a fare da protagonista per poter ottemperare a tutte le necessità e le esigenze che oggi la popolazione sente in maniera forte, che probabilmente anche per, diciamo, con motivazioni più che giustificative, esprime in modo rabbioso attraverso voti di protesta. Io credo che se questa rabbia riesce invece a essere canalizzata attraverso chi in maniera moderata porta avanti delle istanze con consapevolezza e con coscienza di quello di cui parla, si potrà ricostruire qualcosa. Io peraltro sono una mamma di una bambina piccola, per cui, insomma, po non posso che credere che questa terra abbia ancora diritto ad avere delle occasioni. Le occasioni che la classe politica deve creare, perché le occasioni non vengono così dall'alto. Chi è impegnato politicamente deve promuovere proprio le occasioni, quindi occasioni di sviluppo del territorio, perché altrimenti le giovani generazioni non hanno futuro. Soprattutto perché nel momento in cui si crea una nuova classe dirigente, io credo che sia da attenzionare anche molto quello che è la formazione. Un tempo la Democrazia Cristiana, poi l'UDC, ha investito molto nella formazione. La formazione politica non è qualcosa di astratto, non è qualcosa di speculativo, ma è qualcosa che forma coloro i quali poi diventano appunto i decisori del nostro futuro. Credo che questo sia un passaggio estremamente importante che è stato un po' dimenticato. Proprio cavalcando la protesta, molto spesso abbiamo avuto e abbiamo dei rappresentanti delle istituzioni che magari non hanno quella formazione che invece ritengo sia necessaria affinché si possa affrontare in maniera compiuta problematiche non indifferenti, che peraltro incancrenite nel tempo, oggi sono diventate davvero difficili da dipanarle. Per cui io mi auguro, ecco, che invece con l'avvento di un vecchio partito, con vecchi valori, si possa invece con uno spirito nuovo e rinnovato affrontare in maniera molto più incisiva questioni che sono sul tappeto e che soprattutto riguardano quello che è lo sviluppo occupazionale di questa terra, che in questo momento, così come stamani leggevamo su una serie di quotidiani, è arrivato al minimo storico. E questo credo che sia un elemento che, al di là del fatto che si faccia politica in maniera più o meno attiva, sia da attenzionare tutti in quanto cittadini. Ecco, Turi Lombardo, ho letto un contributo scritto da lei dove si evidenzia, è
è troppo sperare che il PD, che si avvia a diventare un partito del socialismo europeo, abbia un sussulto di dignità politica e ci liberi finalmente e definitivamente di Crocetta e dei suoi compagni di merenda? Firmato Turi Lombardo. Vogliamo spiegare che cosa voleva? No, purtroppo è datato. Perché è una dichiarazione che credo di aver fatto un paio d'anni fa, forse. L'ho intercettata su internet, sì, questa dichiarazione, un contributo. No, per carità, la riconfermo in pieno. La firma era Turi Lombardo, sì. Se non c'è qualche altro omonimo è quella. La riconfermo in pieno, ma è datato, perché oggi... Aggiorniamola. Oggi sarei stato ancora più, non dico pesante, ma... Ma cos'è che non va, secondo un socialista ad hoc come lei? Ma incisivo. E allora... Proviamo a fare un minimo di ragionamento. E intanto quello che non va assolutamente sono la normativa, le leggi. E cioè noi abbiamo una legge che consente l'elezione diretta del Presidente della Regione, e fino a qua siamo tutti d'accordo, che poi consente un uso di questa elezione diretta che porta dico, a fare assessore regionale, segretari, collaboratori e altre tipologie di questo tipo. Se noi riflettiamo sulla circostanza minima, in Sicilia ci sono più di 5 milioni di abitanti, il Belgio credo che ne abbia 6 milioni, il Belgio è una nazione, quindi rendiamoci conto di che cosa significa. Allora una legge che oggettivamente andrebbe cambiata, e che faccia ritornare le scelte non più come fatto emotivo e occasionale. In questa vicenda, per rispondere più precisamente alla domanda che mi viene avanzata, io dico purtroppo il PD, che avrebbe avuto teoricamente le condizioni per diventare il partito del socialismo europeo, al di là del fatto formale dell'adesione, che è più un fatto strumentale che un fatto di scelta politica, è tutto tranne che l'espressione del socialismo europeo. A questo si aggiunga, io ho l'esperienza del PSI degli anni passati, ed ero critico con il PSI di allora per come andava avanti e per come era strutturato. C'erano anche le correnti che davano anche una dialettica politica c'erano solo all'interno della Democrazia Cristiana. Dico, per come era strutturato, socialista, ma a guardare il correnti. PD di oggi, io riabilito tutti i compagni di ieri, perché tutti i compagni di ieri, seppur nelle loro divisioni, certe volte anche di potere, avevano più ruolo, più significato e più dignità di quanta non ne abbiano le espressioni all'interno del PD, che fanno diventare questo partito una accozzaglia indeterminata che non si sa bene da che parte si voglia muovere. Bene, facciamo un primo stacchetto pubblicitario, a tra poco in studio, grazie. All'appuntamento settimanale con Politica 2.0, la politica di oggi in prospettiva futura, la politica che naviga attraverso il web, attraverso i social network come Facebook e Twitter. Oggi abbiamo ospite dei nostri studi l'onorevole... Oggi parliamo con Marco Romeo. Marco, ci parli del passaporto del mangione? Come nasce questa idea brillante, devo dire? Grazie per il brillante. Il passaporto del mangione è questo gadget che regalo ai turisti che partecipano al tour di cibo di strada, il mangiare di strada. Ma la banana è maschile o femminile? Maschile. La banana... Femminile. Femminile? Matteo, la banana... Maschile. Maschile, però la banana... La banana è banana. Giallo a Vittoria nel Ragusano, dove un bracciante romeno, Nicolae Reducan di 38 anni, è stato brutalmente ucciso vicino alla strada provinciale per scuola.
su CTS. Musica in diretta e news tutti i giorni, a tutte le ore. CTS, con te sempre, in tutta la Sicilia e in America. Bene, nuovamente in studio ci ha raggiunti Giuseppe Apprendi, che è stato parlamentare regionale del PD e vicepresidente vicario del Consiglio Comune di Palermo. Ad Apprendi, che ci ha appena raggiunti, riformuliamo la stessa domanda che ho posto a Turi Lombardo. Insomma, è troppo sperare, ecco, no, la domanda. Ho preso una sua dichiarazione, un suo scritto sul web. È troppo sperare che il PD, che si avvia a diventare un partito del socialismo europeo, abbia un sussulto di dignità politica e ci liberi finalmente e definitivamente da Crocetta e dei suoi compagni di merende. Firmato Turi Lombardo. D'altra parte è l'argomento del giorno e ne capisco i motivi per cui l'onorevole Lombardo dice queste cose. Io peraltro personalmente non sono neanche entrato nella polemica intercettazioni che, diciamo, per quanto abbiano coinvolto l'opinione pubblica in generale, per la loro pesantezza, diciamo, ho evitato di farmi trascinare in questo, però ho partecipato a un'iniziativa il 20 di luglio con Roberto Speranza e con Davide Zoggia, che, diciamo, fanno parte di quest'area riformista che si è creata all'interno del PD. Che è stato la Mariella Maggio. Sì, e lì ho detto... A scanso di equivoci io ero presente. E lì ho detto, appunto Lombardo dovrebbe ricordarsi, ho detto perché dovrebbe smettere di governare il presidente Crocetta. Ho detto che per quello che non ha fatto, probabilmente quello che ha fatto, diciamo, ne avremo contezza dopo, ma per quello che non ha fatto, per non aver rispettato il programma elettorale. Ho elencato alcune cose, la vicenda dell'acqua pubblica, i rifiuti, che ancora mi ricordo un anno fa si facevano proclami dicendo che non c'erano più rifiuti per strada, ma diciamo sotto gli occhi di tutti che è una riforma mancata anche quella, malgrado sono state fatte alcune leggi, non è mai partita la differenziata in Sicilia, queste sono cose che sono pubbliche, si continua a lavorare con le discariche private. Con costi altissimi per chi va a conferire i rifiuti. La formazione è stata, da un lato, io ne ho apprezzato di aver interrotto alcuni sistemi che sicuramente nascondevano alcune cose, ma non aver dato seguito a quella che era annunciata come riforma, perché tu non puoi cancellare e quindi lasciare nell'oblio circa 12.000 persone più o meno. Quindi ritengo anch'io che... Insomma, dopo tre anni il bilancio non credo... Credo che sì. Infatti ora si annunciano di un periodo di riforme. Il tempo là c'è stato, non siamo... Insomma, da lì dell'UDC ha detto riforma si va a casa, non ha avuto mezzi termini. Diciamo, quest'asse PD-UDC alla regione funziona e in prospettiva può anche esprimere una figura, una candidatura alla presidenza della regione? Beh, io credo che l'apporto, diciamo, dell'UDC in giunta sia tangibile, non fosse altro che per le ultime norme che sono state approvate. Faccio riferimento alla norma sugli appalti, nonché la norma anche sulle province, che comunque, insomma, anche seppur ancora non definitivamente dettagliata su ogni aspetto, comunque indica che almeno due grossi, diciamo, argomenti che riguardano da una parte, diciamo, l'assetto istituzionale, dall'altra lo sviluppo
sviluppo della nostra terra da un punto di vista legato alla produttività sono stati fatti. E questi apporti ritengo che siano evidenti e sotto gli occhi di tutti, anche perché produrranno immediatamente degli effetti. Per cui questo accordo e questa sinergia può avere un senso soltanto se si prosegue da qui a quando sarà insomma la data elettorale in un'ottica di fattività. Per quello che riguarda il futuro, io ritengo che la scelta della coalizione che sosterrà il prossimo candidato della regione debba vedere uniti tutti gli uomini e le donne di buona volontà di questa regione, perché consegnare a chi oggi fa della protesta il proprio vessillo sarebbe un grande danno, ma non soltanto per chi è addetto ai lavori e per chi fa politica, ma proprio per tutte le generazioni che in questo momento vedono come unica soluzione quello di andare fuori dal nostro paese, non soltanto dalla regione ma anche proprio dal paese Italia. Io ritengo che sia assolutamente necessario sedersi attorno a quei tavoli dove si parla ancora di politica con la P maiuscola, e l'UDC in questo credo che abbia una tradizione al seguito, perché si possa arrivare alla condivisione di un progetto politico, all'individuazione delle emergenze da affrontare in tempi rapidissimi, e mi auguro anche che si possa andare al voto in tempi piuttosto ridotti, poiché la gente ha bisogno di risposte e soprattutto di un Parlamento che non sia frutto dell'elezione fatta con la pancia ma con la testa, cioè il che significa con la valutazione di chi è in grado di portare avanti realmente delle riforme, non soltanto degli spot elettorali che servono soltanto a fomentare la rabbia che è legittima e assolutamente condivisibile della buona parte dei siciliani che oggi vivono una condizione di disagio e che chiaramente la crisi la vivono ancora peggio rispetto alle altre regioni dell'Italia, ma devo dire che per trovare le soluzioni bisogna che ci sia condivisione. La condivisione oggi è quello che secondo me è mancato. L'UDC ha fatto la sua parte rispetto a questo, cercando di trovare delle soluzioni a problemi annosi. Purtroppo il Parlamento, così come il Governo, ancora ha dei grossissimi impantanamenti, e quello che dicevano nel Apprendi lo posso non altro che sottoscrivere e condividere. Temi importanti ancora rimangono attaccati, come dire, all'ordine del giorno e alle priorità che ancora però non sono stati, come dire, presi in considerazione. Io guardo un po' oltre e guardo a quello che sarà magari lo scenario della prossima primavera, per immaginare qualcosa che possa vedere insieme appunto persone di buon senso che vogliano trovare realmente le soluzioni e che non lo gridino soltanto nei momenti in cui si è davanti ai media o appunto attraverso gli organi di stampa, ma che nel proprio quotidiano abbiano compiuto delle azioni e che abbiano un curriculum che al di là dell'appartenenza ai partiti dimostri realmente la voglia di fare. E della partita sarà anche il nuovo centrodestra per quanto riguarda la possibile alleanza, e quindi si parla molto, c'è stata un'apertura da parte di Raciti, il segretario regionale del PD, al nuovo centrodestra, che in un certo senso ha ereditato la componente riferimento all'ex ministro Cardinale. Io devo dire che i centristi in questo giocheranno a mio avviso un ruolo importante, perché riuscire a individuare attraverso un contenitore di centro tutte quelle anime e quelle sensibilità che magari non vogliono essere etichettate con il Partito Democratico e che invece però vogliono lavorare affinché si possa trovare un percorso fattibile, fattibile intendo un percorso che veda effettivamente una coalizione in cui ognuno per la propria parte viene riconosciuto per quello che è il proprio apporto ideologico all'interno di quello che potrà essere la prossima coalizione di governo, io credo che sia assolutamente legittimo e anche condivisibile. Personalmente il mio convincimento è che oggi bisogna guardare più alla qualità degli individui e quindi alla volontà di sapersi aggregare su un progetto nuovo in cui sicuramente il centro svolge un ruolo di estrema importanza, un coagulatore di forze, dopodiché si sceglierà in funzione di quello che potranno essere i programmi. Ad oggi ritengo che le riforme ancora sono fortemente in ritardo, per cui oggetto del contendere ce n'è tanto, materia da trattare anche. Manca probabilmente soltanto un approccio più sistematico a quello che è la risoluzione dei problemi, e devo dire manca purtroppo una classe dirigente credibile agli occhi dei cittadini che possa interpretare questo. Da qui ai prossimi mesi, per quello che mi riguarda e per quello che sarà il ruolo che mi viene affidato da parte del mio partito, mi sforzerò al massimo di coinvolgere tutti coloro i quali abbiano questa intenzione, cioè costruire un percorso di crescita fatto di proposte concrete, ma anche concrete ma competenti.
magari che provengono anche dal basso, non calate dall'alto. Ma che provengono dal confronto, con la società civile, esatto, cosa che personalmente diciamo è stato il mio cavallo di battaglia da sempre. Come la prendi? Non le sembra un po' curioso che un partito che si chiama Nuovo Centrodestra appoggi il centrosinistra rappresentato da UDC e PD? A me non sembra curioso che il Nuovo Centrodestra appoggi. Mi fa specie che il PD si rivolga a questa forza per governare o per risolvere i problemi che ha sul tappeto. Io penso che con la centrodestra bisogna dialogare su cose ben definite prima e non averla a disposizione come si sta facendo in questo momento nel Parlamento nazionale, come stampella se c'è un problema all'interno dello stesso PD, utilizzare i voti del centrodestra. Questo secondo me è un errore storico che la nostra base di elettori non ci perdonerà e già abbiamo visto i primi risultati in occasione delle scorse amministrative che abbiamo perso milioni di voti. Allora, se non c'è una svolta decisiva, tanto per capirci in maniera chiara quello che penso, io non ho condiviso l'operazione di Agrigento. È un'operazione che secondo me ci fa allontanare ancora di più elettori dalle urne, soprattutto l'elettorato del partito che io mi sento di rappresentare, il Partito Democratico. Io credo che questo partito abbia bisogno di ancorarsi ancora di più a sinistra e quindi partendo dal centro-sinistra, avendo la possibilità di governare col centro-sinistra, con chi vuole governare col centro-sinistra, da lì poi si possono fare degli accordi specifici su delle grandi riforme che abbiano una visione nazionale importante, che va a toccare la Costituzione per esempio, alcune cose importanti dove si fanno degli accordi, ma averli appunto in questa condizione già o per governare, quindi come l'accordo che si vuole fare in Sicilia centrista con l'NCD, oppure a stampella col governo nazionale, con Verdini e compagni, personalmente non sono d'accordo e infatti io sono in quest'area riformista perché credo che questo debba esserci. Io devo dire, ahimè, fuori da questo Partito Democratico a sinistra ancora non c'è nessun soggetto che possa sostituirlo oppure essere sponda per chi la pensa in maniera diversa. Quindi io voglio stare a casa mia, come dice Bersani, gli rubo questa frase, io sto a casa mia, io vengo dal Partito Comunista, ho fatto tutto il percorso con chi l'ho condiviso con moltissime persone che in questo momento sono anche molto risentite di questo cambiamento genetico che vuole fare il nostro partito. Una domanda quasi provocatoria, ma in Italia le politiche di sinistra chi li fa? Io parto da un dato, alle scorse elezioni, intanto parto da una considerazione ovvia, quasi banale, io sono un uomo di sinistra, alle scorse elezioni, mi dispiace per Apprendi, alle scorse elezioni ho scelto di votare un candidato, indipendente nella lista del PD, che era Fabrizio Ferrandelli, perché non mi riconoscevo pienamente nel PD e nei suoi candidati. Il fatto che quel candidato fosse indipendente mi consentiva di poter esprimere il mio voto di sinistra. Per carità, anche Ferrandelli aveva fatto le sue cose meno simpatiche. L'ultima scelta lo qualifica ai miei occhi, il fatto di essersi dimesso, per cui dico, da questo punto di vista non mi rammarico di averlo votato in quella circostanza. Io sono un uomo di sinistra, mi pongo il problema, andiamo alle elezioni. Io che voglio esprimere un voto di sinistra, ditemi perché, per chi dovrei votare. Io apprezzo l'onorevole Caronia che ha tutte queste intenzioni, questi sentimenti, è molto bello, dico, non so, no, per carità, è molto bello che ci siano persone che si preoccupano in questa direzione, ma nella situazione data, il rischio serio, concreto,
è che il giorno delle elezioni, io devo votare a Palermo, io quel giorno probabilmente me ne andrò a Favignana. Allora se uno come me, che è stato ricoperto, lasciamo perdere per quanto tempo, un uomo di sinistra, che resta un uomo di sinistra, a un certo punto dovesse essere costretto a scegliere di non andare a votare, non lamentatevi poi quelli che avete creato queste condizioni. Non lamentatevi perché non siete stati capaci di dare quelle risposte che la gente comune si aspettava. La situazione della regione è una situazione di un tale livello che come si fa a non rassegnare le dimissioni? Come si fa a non mandare a casa Crocetta? E quando dico Crocetta intendo dire un soggetto oggettivamente incapace di fare il presidente. Fatti suoi, avrà anche delle turbe, chi vuoi che ti dica, o cose di questo tipo. Vabbè. Ma prendiamo atto che la situazione è questa. Allora, se il PD si illude che facendo l'operazione con l'NCD, che facendolo, ripetendo l'operazione e portandola a migliori conseguenze con l'UDC, che in questo modo riuscirà a riconquistare la presidenza della regione, il PD non ha capito un tubo, perché quello che il rischio serio che si corre è che se quelli del centrodestra riescono a trovare per caso un candidato che abbia un significato, li travolgono. Se questo non dovesse accadere, il rischio ancora maggiore per la regione è che questa specie di gente del Movimento 5 Stelle... non bisogna offendere, dico specie, dico... Ma dico specie perché come si fa? Come si fa i deputati del Movimento 5 Stelle a non mandarli a quel paese rassegnando le dimissioni tutti quanti sono? Dice non rassegniamo le dimissioni perché poi subentrano i primi dei non eletti. Questo lo possono dire quelli dell'UDC, quelli del PD, che hanno il problema di a secondo chi è il primo dei non eletti. Ma un movimento come il Movimento 5 Stelle si può dare un'indicazione dove dice ci dimettiamo tutti fino a quando non ci sarà nessuno da mandare in Parlamento. Allora a quel punto sarebbe un'azione politica di grande livello, di grande spessore. Nel momento in cui s'annacano, mi si perdoni l'espressione, s'annacano puruidi, allora dico il Movimento 5 Stelle viene meno ad alcuni assunti dico, che sono sotto gli occhi di tutti. Questa è la situazione dico, nella quale ci ritroviamo. Che effetto fa dopo 20 anni rivedere ricostituito il Partito Socialista Italiano, il gruppo del Partito Socialista Italiano? Ma anche qua, se parliamo di socialisti, che cosa c'entrano questi del megafono? Questa gente, io uso alcune espressioni ma nel senso letterale, questa gente raccogliticcia, gratificata da listini che gli hanno consentito di entrare in Parlamento senza avere alcuna forma di rappresentanza. Ma come si fa a dire di se stessi, a definirsi socialisti, se poi l'azione che si svolge è un'azione di sostegno cieco, proprio come si dice, quando uno è piegato quasi in ginocchio dico, nei confronti di Crocetta? Questi con i socialisti non c'entrano niente, sia chiaro. Però hanno costituito un gruppo di... Ma loro possono costituire quello che vogliono. Nessuno li ha. Ma non è un fatto formale, un fatto letterale. Una cosa è essere socialista. Ma il percorso, la forma essere socialista. Dico un'altra cosa è. Lasciamo perdere parlare alla Sicilia. È l'onorevole Nencini, lo chiamo onorevole proprio dando il valore al fatto che io non voglio essere chiamato onorevole e quindi a lui lo chiamo onorevole, l'onorevole Nencini col piattino in mano
a chiedere che gli diano una specie di cosa di vice ministro o cos'è. Io sono fra quelli che hanno criticato Bettino Craxi per 25 anni della mia vita e della sua vita. Questa è gente che non è degna di nemmeno di ricordare Bettino Craxi. E parlo di Bettino Craxi se non parlo di Riccardo Lombardi. Quindi finiamola col dire ai socialisti. Loro possono dire quello che vogliono, non ci rappresentano. Non ci rappresentano, però ripeto, questo gruppo all'assesista. Poi chi non si vuole identificare non si identifica, per carità, bisogna anche... Esiste per la loro esigenza personale. Sulla bacheca dell'onorevole Ferrandelli di Facebook ha scritto nei giorni passati: questo governo a cui il PD mette la faccia un giorno sì, un giorno no, ha tante colpe, ma ne ha una più di tutte: ha commesso un duplice omicidio, ha fatto morire la speranza del cambiamento e ha trasformato le parole d'ordine del PD in parole morte. Pensateci, la parola riforme, cos'è oggi se la scusa per evitare di andare al voto? La parola rivoluzione, cos'è oggi se non è la barzelletta più amara che la Sicilia abbia mai sentito? La parola antimafia, cos'è oggi se non il grimandello per costruire carriere e distruggere avversari politici? Ecco, tutti questi qui non solo hanno tradito i siciliani, hanno tradito le idee e messo in discussione il senso stesso dell'esistenza del PD in Sicilia, il senso stesso della parola politica. Firmato Fabrizio Ferrandelli. A prendere. Ma devo dire che ho già pubblicamente dichiarato che ho il gesto di Fabrizio Ferrandelli di essersi dimesso, lo diceva anche Turi Lombardo, visto che non vuole essere chiamato onorevole, io l'ho apprezzato e bisogna riconoscere che ha avuto molto coraggio. Rispetto alle critiche che fa al Partito Democratico, mi sembrano, devo dire, eccessive, nel senso che lui non è che è stato a Zurigo in questi 2 anni e mezzo, in questi 2 anni e mezzo è stato all'interno del Parlamento regionale, ha condiviso il percorso, un po' anima critica lo siamo tutti in generale, sicuramente pure Salvo Messina, l'onorevole, tutti quelli che siamo in questa stanza e fuori da questa stanza un po' critici lo siamo, diverso è prendere posizioni del genere, questo è un atto di accusa molto pesante, molto, molto forte, che non mi sento di condividere. Perché, ripeto, ci sono state tante occasioni dove lui poteva dimostrare o perlomeno rappresentare all'esterno in 2 anni e mezzo di tempo ne ha avuto. Ha partecipato agli organismi, ha partecipato alle decisioni della direzione regionale, all'esecutivo nazionale, alla direzione provinciale. Quindi, diciamo, ritengo eccessivo. Io credo che il Partito Democratico le vere colpe che ha sono quelle di non avere la lucidità per governare. Troppo spesso il partito si è lasciato trascinare dall'umore del presidente, quindi abbandonando quello che poteva essere un progetto. Questa parola rivoluzione la stiamo usando a sproposito, i capi rivoluzionari che si rivoltano nelle tombe. Io mi accontenterei di fare le cose che si devono fare e quindi non parlare di rivoluzione. La rivoluzione è tutt'altra cosa. Quindi io l'accusa che faccio al mio partito è quella di essersi lasciati condizionare dall'umore del presidente. E il partito dov'è che secondo me ha perso l'occasione? C'è stato un momento in cui si era schierato in maniera netta contro il governo Crocetta e lì ha avuto l'opportunità di poter dire definitivamente, perché c'erano anche i numeri, poter dire definitivamente andiamo a casa. È bastato lasciare libera qualche poltrona di qualche assessorato per fare cambiare idea al partito. E questo è il condizionamento dell'uomo. I tecnici sono entrati così. Ma guarda, io Salvo, su questa cosa dei tecnici e politici, io mi sono stancato pure, perché i governi tecnici, se ne parla ormai da oltre 10 anni, e diciamo, i risultati sono sul tavolo, sono,
sono leggibili. Non ci sono stati questi grandi tecnici che hanno portato il cambiamento nella Sicilia, perché poi non c'è stata neanche la forza di rimuovere quella burocrazia che in questi anni è rimasta lì da 20 anni ferma nello stesso posto. Anzi, e che ha condizionato con la legge 10 gli avete dato che ha condizionato con la legge 10 abbiamo no hai ragione ma la legge 10 abbiamo consegnato l'errore più tragico che ora la politica avuto. La politica si assume sempre le proprie responsabilità avendo l'occhio a che cosa al territorio l'occhio e l'orecchio al territorio guardando ogni giorno, confrontandosi con la gente, il tecnico così chiamato fa casa e putia, nel senso va in assessorato, parla con la burocrazia, ma poi non si confronta mai con quello che è il popolo, l'elettore, le persone. Io non lo so se c'è un assessore che sono saliti mai su un autobus. Dice, ma perché l'autobus? Perché qualcuno mi ha insegnato che se sali sull'autobus e ti fai il percorso del 101 troverai 30 persone che, e hai l'umore della città. Io ieri sono stato a Roma, fra autobus, fra trenino e tax, ho sentito quello che c'era sul Marino, proprio l'ho voluto sentire, non sono andato per questo ovviamente, però sentivo il giudizio negativo sul Marino. Fermo restando che sono convinto che Marino è una bella persona, sicuramente una persona onesta, ma il giudizio su quello che stava facendo per la città di Roma era un giudizio negativo. Allora, dobbiamo smettere questa cosa di politici che abbiamo la rogna oppure e quindi ricordare sempre al tecnico. Il tecnico qualcuno, deve essere il Maradona, ma il Maradona non è, mi pare che ne abbiamo visto. Ha detto è importante nella vita non il posto che occupiamo ma la direzione che prendiamo. Esatto. No? Assolutamente d'accordo, peraltro io credo che le valutazioni rispetto a quello che è stato sono importanti, ma sono ancora più importanti le intenzioni rispetto a quello che vorrà essere il nostro futuro. Io probabilmente per un fatto anche generazionale ritengo che invece l'ottimismo non sia necessario, è d'obbligo, perché nel momento in cui noi non riusciamo a trovare, purtroppo questo è un dato che all'interno del Partito Democratico, devo dire, storicamente si ravvisa, nel momento in cui c'è la possibilità di avere la gestione del cosiddetto potere, molto spesso le fazioni interne, nonché le correnti, paralizzano quello che è lo spirito riformista che probabilmente animava l'ascesa in campo. Allora io farei un appello e mi sento di farlo nella qualità innanzitutto di donna, poi di cittadino e poi di soggetto politico dell'UDC. Dobbiamo trovare le ragioni dello stare insieme, trovare le ragioni di individuare dei percorsi in cui ciascuno si confronta, dà le proprie idee, ma mette in piedi un progetto di governo di questa regione. Diversamente l'onorevole, io lo chiamo onorevole Lombardo, anche per un fatto di rispetto, poiché lo conosco insomma da tanto tempo e ne ho anche stima rispetto a quello che è stato il suo passato, non lo dico per offenderlo, però ecco, ritengo che ci sia un rischio che è molto molto importante, che è quello che la gente non andrà a votare. Io da mamma non me la sento di andarmene a Favignano o a Lampedusa, perché io credo che sia un nostro dovere oggi più che mai esprimere le nostre preferenze, attraverso le nostre preferenze quello che è il governo che vogliamo. E lo dico da persona che immagina che il futuro non potrà essere demandato al Movimento 5 Stelle, perché mi preoccupa non poco, non fosse altro per la valutazione di quello che sta succedendo nelle amministrazioni anche locali, dove il 5 Stelle ha avuto anche la meglio rispetto anche per esempio alle sindacature o anche altre realtà, anche quelle dell'assemblea regionale. Non basta andare a parlare con la gente e intercettare il malessere, bisogna trovare le soluzioni. Questo è molto più complesso, costruire è molto più difficile, distruggere è semplicissimo, per ora il disagio lo avvertiamo tutti, interpretare il disagio è molto facile. Io credo che proprio è questo lo spirito col quale invece io mi approccio a questa mia nuova esperienza, al mio rinnovato impegno in un partito di centro, quello di trovare le ragioni del convivere insieme in una regione
regione che ha mille difficoltà, grandi problemi, soprattutto occupazionali, dove però bisogna trovare le migliori teste e soprattutto i migliori soggetti che possano rappresentare il modo per poter andare avanti. Io credo fortemente in questo, mi spenderò affinché ci possa essere quel confronto che un tempo in questo paese, non soltanto nella regione Sicilia, ma in questo paese c'era e che ha consentito per 40 anni comunque di poter andare avanti e di poter raggiungere uno stato di, tra virgolette, di civiltà che ci ha portato oggi nel 2015 a poterci definire una Repubblica. Io faccio appello a questi sentimenti perché ritengo che oggi forse si parli troppo poco di politica e molto del disagio. Il disagio va affrontato dalla politica, la politica se ne deve fare carico, peraltro come giustamente diceva Pino Apprendi, la politica paga se sbaglia ed è giusto che sia così, a volte meno grazie a questa legge 10 lo fanno i burocrati, ma anche in questo la politica deve assumere un ruolo importante, deve avere anche il coraggio di modificare quelle che sono veramente delle regole che oggi non sono più aderenti alla realtà che viviamo e dobbiamo anche avere il coraggio di fare delle scelte impopolari come quelle di togliere magari la responsabilità di alcuni comparti o di alcuni passaggi amministrativi al burocrate e affidarli a chi poi si confronta con l'elettorato che ti valuta in funzione di quello che tu hai fatto e può anche punirti. Siamo proprio in chiusura, io ringrazio gli ospiti, l'onorevole Marianna Caronia, l'onorevole Pino Apprendi e Turi Lombardo, io vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre con Politica 2.0, alla prossima.